5 minuti con questa sera in trasferta direttamente a Meda, in una corte del Cinquecento, nello studio di un grande e caro amico, Marco Minotti. Ciao Marco. Ciao Roberto. Ben trovato. E allora, siamo qua per incontrare questo tuo nuovo progetto, questa mostra dedicata al mondo delle favole, al mondo della fantasia, caratterizzato dal tuo gesto manga. E voglio scoprire insieme a te questi nuovi lavori in totale anteprima. Allora, sul cavalletto vedo un'opera in costruzione, in via di definizione. E forse anche quella un po' più pesante rispetto a tutte le altre, perché vabbè, anche se non credo si capisca molto, il soggetto è Hitler. È una parodia, Hitler con un naso molto lungo, infatti in questo caso interpreta Pinocchio, e il titolo del quadro infatti sarà Pinocchio nel paese dei balocchi, dove dietro Pinocchio, in questo caso Hitler, c'è questa entrata che è un po' l'entrata in questo giardino incantato, tant'è vero che c'è anche il coniglio bianco in quest'opera. Ironica, perché in realtà poi era l'entrata di Auschwitz, due bambini che sono proprio due ritratti di due bambini ebrei che ho ripreso tramite internet, fa sì che con questi colori rosa eccetera invogli questi bambini ad entrare in questo posto dove addirittura l'inceneritore è rosa. Ho usato questi colori anche in questo caso ironicamente, rappresenta proprio una testimonianza di come fosse tutto molto finto, quasi il saluto romano in questo caso sia di Hitler e sotto più piccolo, anche in questo caso motivato dal fatto che secondo me Mussolini era un po' alla mercé di Hitler, questo gesto del saluto romano indichi abbia quasi un senso di indicare la direzione, cioè andate là, cioè in questo senso, quindi ovviamente ironico in un tema secondo me molto molto forte. Ecco, mi dicevi che questa ironia, questi temi molto forti trattati con questo tuo gesto molto personale che ti contraddistingue, lo sviluppi in tutto questo ultimo ciclo pittorico. Assolutamente sì. Ho trattato i temi della favola perché, a parte che mi appartengono, anche se sono vecchiotto, le ho vissute, me le hanno raccontate, e ho voluto però dare un senso diverso. Nei miei quadri tendo a mai voler far capire nell'immediatezza quello che in realtà poi nascondono dentro. Quindi apparentemente sono tutti quadri molto, molto leggeri, anche se vogliamo dirlo, quasi decorativi. In realtà, almeno in alcuni, nascondono poi dei temi importanti. Non a caso ho trattato il tema dell'omosessualità con Finocchio. Fammi qualche esempio. Tipo, quello è Finocchio, quindi Pinocchio che diventa l'oggetto quasi di desiderio, quasi fosse un gioco da tutti deriso, il gatto, la volpe, ovviamente gestuale, quindi il gatto che tocca, se vogliamo, il sedere di Pinocchio, e poi simbolico, perché per esempio anche qui la verdura ovviamente che decora poi il quadro è effettivamente il Finocchio. Quindi oppure il tema di Biancaneve, che invece è quel quadro, dove in questo caso ho trattato il tema della droga. Ovviamente il titolo del quadro si fa capire anche di quale tipo di droga, dove Biancaneve diventa quasi lo spacciatore, i nanetti sono in attesa di assaporare quello che darà poi Biancaneve, e il principe in questo caso è vittima e diventa rebonzo, è un gergo che si usa dalle nostre parti, cioè strafatto praticamente di droga, che aspetta anche egli che Biancaneve dia la sua parte. La strega è sempre quella figura maligna, che in questo caso potrebbe essere la dipendenza, dove in questo caso non si vede, ma sotto, nascosto dall'altro quadro, porge la mela, che in questo caso è praticamente la dipendenza, se vogliamo. In alto vedo Hansel e Gretel, o perlomeno la parodia di Hansel e Gretel. Hansel e Gretel, anche in questo caso ironico, con i dolciumi, la strega, però nel lato destro, in basso, ho inserito
anche se si capisce poco e si vede poco volutamente, un cesso, perché in questo caso Hansel e Gretel rappresentano quei bambini di oggi e tratto il tema della bulimia, quindi i troppi dolci, il troppo cibo, i problemi che ne derivano dal troppo mangiare. Ironicamente ho trattato, non so, il tema tramite Puffi e Gargamella, il tema per esempio del Viagra, quindi un altro simbolo dei nostri giorni contemporanei, questa pillola, e il titolo del quadro infatti si tramuta in Viagramella e il glande puffo, quindi si capisce dall'uccello, che in questo caso il simbolo dell'animale rappresenta il fallo, se vogliamo, le pastiglie blu sono cadute e cadono dal cielo per forse anche troppo abuso, e la piuma di un uccello sulla parte pubica di Viagramella, di Gargamella, se vogliamo, rappresenta proprio il fallo in erezione, sempre in modo simbolico. A parte forse la principessa sul pisello, dove è esplicita, dove anche però in questo caso il pene diventa di color verde come quelli che sono i veri piselli, negli altri quadri bene o male nascondo, cielo, cioè cerco sempre di evitare comunque la volgarità, cosa che a me non interessa mostrare, anche perché credo ce ne sia già abbastanza da vedere. Ho trattato il tema della moda, per esempio con il gatto con gli stivali di Prada. Ho trattato il tema di un altro tipo di droga, in questo caso facilmente avvicinandomi ad Alice nel Paese delle Meraviglie, dove il cappellaio matto vive in questo mondo surreale, fatto di allucinazioni, dove una molecola, quella dell'LSD, rappresenta proprio il simbolo di questo viaggio, se vogliamo, in questo mondo surreale. Dietro, dall'altra parte, ho invece ironicamente in quel caso cambiato semplicemente i titoli delle favole, dove la carica dei 101 nel mio quadro è diventata la carica dei 98, perché tre di essi in questo caso sono stati utilizzati, finalmente ha vinto il male, per diventare poi questo cappotto, eccetera. Dall'altra invece la Bella Addormentata nella giungla, dove in questo caso non è più un bosco ma l'elefante e queste foglie quasi di banano la trasportano, semplicemente l'ho voluta trasportare in un mondo che non fosse quello vicino a noi. Quest'ultimo quadro invece tratta il tema della pedofilia, anche questo invece è un quadro secondo me pesante, dove un po' avvicinandomi quasi a queste maschere alla Eyes Shut, se vogliamo, il lupo che diventa il mostro, il titolo del quadro diventa Fra Cappuccino Rosso, tant'è vero che avvicinandomi un po' a quello che è il clero, se vogliamo, per le notizie di cronaca che sentiamo quotidianamente, dove tanti preti ne sono colpevoli. Senti Marco, in tre parole, chi è Marco Minotti? Marco sono io, non lo so, cioè è uno che ha trovato nella pittura qualcosa da dire. Più pittore o artista? Artista, perché anche se dipingo nella vita, anche soprattutto quella che non vedete, mi reputo parecchio artista. Cosa ti aspetti dal futuro? Di superare il 2012, credo. Senti, in questi giorni si è inaugurata, se non sbaglio proprio oggi o comunque oggi, fra oggi, domani o nei giorni a venire, si inaugura una mostra praticamente dall'altra parte del mondo. Dadaumpop è inaugurata, sì, con la curatela di Igor Zanti, che è una collettiva. Una collettiva, saremo presenti circa una ventina di artisti, Lodola, Andy, De Molfetta. Siamo tutti giovani a rappresentare il pop italiano nel mondo. Partiamo dall'India, una mostra a Mumbai. Le altre tappe saranno Calcutta, Nuova Delhi e poi penso anche altri paesi, non si fermerà credo solo in India. È una gran bella mostra, non ho ancora avuto modo di parlare con Igor, ma ho letto qualcosa su Facebook, visto che vabbè, ormai anche questo fa parte della nostra vita, dice che è stato veramente un successone, soprattutto l'inaugurazione.
quindi ben venga il Medio Oriente, l'Oriente e tutto quanto. Marco, i 5 minuti sono finiti, io ti ringrazio della tua disponibilità, ti auguro uno splendido 2011 e spero presto di averti a 5 minuti con, però in studio e non in trasferta. Volentieri, quando volete. Un saluto a tutti. Ciao Marco. Ciao.